una maratona oratoria sul tema dei suicidi in carcere. Intanto, quali sono le prime cause di questa piaga? Le cause di questa piaga sono il disagio che si vive nella condizione carceraria in Italia, privi in gran parte di occupazione che possa favorire l'inserimento, ed è una solitudine che purtroppo porta al suicidio. In che modo si può intervenire per evitare che ciò accada? Applicare l'articolo 27 della Costituzione, e cioè dare alla pena il significato di reinserimento, in modo tale che si possa lavorare con i detenuti, ma in modo tale che una volta usciti si elimini il rischio della recidivazione. È un problema di sicurezza sociale anche. In che cosa è fallace oggi il sistema carcerario italiano? Strutture vetuste, poco personale, mancanza di programmi. Il problema in Italia delle carceri ormai è molto serio, o meglio, forse lo è da sempre. Quali sono le criticità però più urgenti oggi? E oggi sicuramente, anche diciamo, vista l'attuale situazione politica, le attuali tendenze, sicuramente il problema più grave ovviamente è il sovraffollamento, che continua ad aumentare in maniera esponenziale, e soprattutto i casi di suicidio, che manifestano tutto il disagio della condizione carceraria. E purtroppo la tendenza, diciamo che la soluzione per noi sarebbe sicuramente quella di arrivare addirittura ad abolire le carceri, cioè intendere il carcere come un luogo di rinascita, di rieducazione e rinascita, di riappacificazione con il mondo esterno, e quindi di reinserimento nella società. E invece la tendenza del governo attuale è quello di aumentare le figure di reato, addirittura anche la rivolta carceraria, non consentendo neanche a metodi non violenti dei detenuti di manifestare il proprio disagio, e di aumentare le figure di reato, di aumentare gli anni di detenzione, cosa che già evidentemente in questi anni ha portato alla situazione attuale. È aumentato il numero dei suicidi, anche fino a stamattina ho sentito proprio a Radio Radicale che ce n'era stata, quindi sono 45 nell'anno, rischiamo di superare la media anche dell'anno scorso. Questo, diciamo che per noi la soluzione, piuttosto che inasprire, anche per soprattutto pensando al personale che lavora nelle carceri, perché comunque una situazione così pesante a maggior ragione viene sofferta da loro, perché devono gestire un numero sempre crescente di persone, il disagio non è facile, insomma. Quindi per noi la soluzione è quella, piuttosto di andare verso la rieducazione, il reinserimento, la riappacificazione sociale, e anche diminuire le figure di reato, quelle che possono, in cui diciamo la detenzione può essere sostituita con una misura alternativa. Dunque, un laboratorio teatrale in carcere, quando avrà inizio, come verrà strutturato, con che finalità? Allora, il laboratorio teatrale in carcere inizierà a settembre, è stato finanziato dalla Camera Penale, dall'Ordine degli Avvocati, dai due club Rotary e dall'Innerwill, e soprattutto dalla Fondazione dei Monti Uniti. Inizierà a settembre, come dicevo, il corso per 8 mesi, si chiamerà il laboratorio La Liberazione Interiore attraverso il Teatro. Questa è la mia terza esperienza in carcere, dopo aver fatto per 2 anni il corso di poesia Le Vie d'Uscita, che ha avuto anche riconoscimento da Matera Capitale Europea. Insomma, è stata quella una grande soddisfazione, come dicevo prima, ha un voltapagina anche mio interiore, e quindi ho proposto alla direzione del carcere questo laboratorio, che non è il solito laboratorio nel senso di attoriale soltanto, e quindi di espressione poi finale con la messa in scena, ma tutto quello che riguarda il teatro, quindi dalla drammaturgia, dalla scrittura creativa, dalla interpretazione ovviamente, poi dai costumi, dalla messa in scena, dalla regia e dalla scenografia. Quindi poi il tutto terminerà con lo spettacolo aperto anche, non dico al pubblico, ma chi sarà autorizzato.